Ma ciao a tutti, gente che si racconta in paese. Oggi parleremo di un argomento poco conosciuto, cioè delle regole severe che le pattinatrici su ghiaccio devono assolutamente rispettare per continuare la loro carriera o diventare delle vere professioniste. Alcune di esse sono regole anche non scritte che possono costare caro. Se volete capire meglio di cosa parleremo oggi, rimanete qua per il video, ma prima vi ricordo assolutamente di passare anche dal canale di gaming ufficiale, dove è uscito anche un altro gameplay di recente. Partiamo allora! Gonne e body. Anche se non seguite questo sport incredibile, devo dire, è davvero pericoloso a volte, saprete di sicuro che l'outfit fa la differenza in una competizione. Ma davvero tanta differenza! Ovviamente anche tantissime sono le regole che bisogna rispettare. Anzi, vi dirò prima una cosa per farvi capire quanto fosse addirittura da pazzi l'importanza sul body di scena tempo fa. Fino al 2003 dovevano avere per forza una gonna le pattinatrici durante le loro esibizioni, altrimenti avrebbero perso 2 punti. Ma per fortuna, credo, l'International Skating Union, cioè la Federazione Mondiale del Pattinaggio su Ghiaccio, ha deciso di cambiare questa regola per l'uguaglianza tra maschi e femmine. Così adesso anche loro possono indossare anche solo il body, senza gonna, ma deve essere una tuta completa che copra anche le gambe, quindi quelli, diciamo, da piscina sono proibiti. Modestia. Secondo le regole, i vestiti durante le gare importanti devono essere modesti e non troppo vistosi o sexy o teatrali. Questa regola in realtà è nata a causa di una partecipante. Infatti è chiamata anche la regola Katarina. Ma andiamo con ordine. La musica e il body devono corrispondere ed essere in tono. Tutto deve essere armonico. Quindi le ragazze non possono indossare niente che sia a 2 pezzi. Devono indossare per forza un body con gonna tutto in uno. Per quanto riguarda la vistosità di questi, possiamo giusto metterci qualche brillantino e fare piccoli ricami qua e là, senza esagerare o aggiungere accessori inutili. Come dicevamo prima, questa regola è nata a causa di una donna chiamata Katarina Witt. Aveva indossato un outfit blu nel 1988 durante le Olimpiadi, ma con l'aggiunta di accessori troppo vistosi e inutili, come potete vedere in foto. E non aveva nemmeno la gonna. Ritenendo tutto ciò troppo scandaloso per una gara dove l'eleganza doveva regnare, i giudici hanno introdotto questa nuova regola. Quindi anche le gonne devono coprire bene dal bacino. Ovviamente se qualcuno trasgredisce tutto ciò viene punito con la perdita di punti. Cibo. In questo sport gli atleti non hanno proprio la libertà di mangiare ciò che vogliono, come vogliono e quando vogliono. Devono mangiare per forza in base al tipo di allenamento. Le più esperte però suggeriscono come dieta base qualche insalata con petto di pollo e tante, ma tante verdure. Altre ancora preferiscono i carboidrati, ma sfortunatamente devono limitarsi. Ma davvero molto. Come in altri sport, anche qua l'aspetto esteriore è importantissimo, forse anche di più. Non soltanto per una questione di leggerezza e agilità, ma anche perché vengono giudicate pure in questo aspetto durante le esibizioni. La pattinatrice olimpica Gracie Gold si era ritirata per un periodo a causa della depressione e di un forte disordine alimentare, ed è dimagrita tantissimo. Per questo motivo, anche se è voluta ritornare sulla pista, non ha potuto farlo quando si è ripresa. Il suo corpo, pur sostenendo gli esercizi di tutti i giorni e la durata delle esibizioni, senza problemi, non era adatto ad essere giudicato. Ore di allenamento. Diventare la miglior pattinatrice del mondo richiede davvero molto, ma molto tempo, e non sto scherzando o esagerando. Queste ragazze, e anche i ragazzi ovviamente, devono allenarsi tutti i santi giorni per 4-5 ore. Ovviamente c'è chi vuole esagerare e ne fa di più, ma non si può iniziare da un giorno all'altro, anche se si hanno 40 anni. Ovviamente esagero. Tantissime professioniste hanno cominciato quando erano davvero piccole, e questo le ha formate come si deve. Sasha Chen, per esempio, ha iniziato la sua carriera all'età di 7 anni, ma con il tempo le cose cambiano. Alcune nuove debuttanti con capacità incredibili, come Alexandra Trusova, partono anche dai 4 anni. Ma non soltanto a un'età precoce, bisogna cominciare a pattinare anche dalla mattina, ogni giorno. La professionista Alina Zagitova, per esempio, si alza alle 4:30 del mattino. Capite? Infatti alcune scuole di pattinaggio obbligano i loro studenti a cominciare ad orari un po' improponibili, ma non è per cattiveria, semplicemente per renderli migliori. Durante queste ore di esercizio fanno veramente di tutto, stretching, yoga e tanto balletto, e dopo questa mezz'ora di preliminari cominciano a cadere e rialzarsi sul ghiaccio per 3 ore 30 o più. 15.
Una piccola ma importantissima regola sull'età. Avrete notato come moltissime concorrenti sembrino molto mature, più di quanto sembrino in realtà. Ed è proprio un'illusione. Alcune sono giovanissime, ma si fa fatica a capirlo. Una regola importantissima è stata aggiunta quando Tara Lipinski, nelle Olimpiadi invernali del 1998, ha vinto la medaglia. È stata la più giovane al mondo a vincerla, e non ce ne saranno mai più così. Sapete perché? Perché ora l'età minima per entrare in una competizione è 16 anni. O meglio, bisogna aver compiuto almeno il 1° luglio dell'anno prima di una gara i 15 anni. Non capisco benissimo il perché, ma penso sia per una questione di sicurezza e per garantire un certo equilibrio tra i concorrenti. Salti limitati. Di regole severe ce ne sono moltissime e alcune sono fatte apposta per rendere pure la sfida più difficile, come quella sui salti. Se ne possono eseguire un massimo di 7 e non tutti i tipi di salti però, bensì alcuni specifici, cioè 6 che la federazione riconosce validi per poter giudicare la performance: il toe loop, il salchow, il Ritterberg, il flip, il lux e l'axel. Per le donne poi ai salti obbligatori deve essercene anche uno in più nello stile Axel e un altro ancora che invece comprenda una bella sequenza spettacolare, tipo quelle incredibili giravolte di seguito che fanno molto spesso. Cavolo, mi stanco solo a dire certe cose, non immagino quelli che le fanno. Sembra davvero molto ma molto stressante tutto ciò. Comunque è stato imposto perché non si può impressionare troppo con troppi salti ed acrobazie, bisogna più o meno dare le stesse probabilità a tutte le concorrenti in gioco. Ma ovviamente vanno fatti bene questi salti e non a caso. Problemi di vestiario. Ah, i buoni vecchi problemi di vestiario. In questo caso possono capitare davvero a tutti, in qualunque sport, anche il più semplice. Non si può far nulla quando capita casualmente, in fondo siamo umani. Nel pattinaggio però non soltanto è imbarazzante e molto depressivo da vedere il giorno dopo in TV un vestito che cade all'improvviso senza permesso. Può anche influire sul punteggio. Ma le regole in questo caso sono anche più severe di quello che possiate immaginare. Se una parte qualunque del body toccasse il pavimento, cioè il ghiaccio, per chissà quale motivo, perderebbero punti. Vale anche per quei piccoli pezzi di bigiotteria o altri accessori, anche se sono piccoli o insignificanti. Per questo motivo non comprano nulla da un grande magazzino a prezzi scontati le atlete. Si affidano solo a mani di professionisti veri che cuciono tutto dall'inizio fino alla fine senza tralasciare il minimo dettaglio. Ed è anche uno dei motivi per cui questo genere di vestiario ha un prezzo così alto. Anche se non dovete competere. Alcune professioniste utilizzano poi della lacca per i capelli fissante intorno ai bordi del costume. Salti mortali. Quando Terry Kubica nel 1976 aveva provato a fare un bel salto mortale all'indietro ed è atterrato in modo goffo e troppo ridicolo per la competizione, i giudici hanno deciso di introdurre una regola che vietasse questo movimento, inutile e molto rischioso. Surya Bonaly nel 1998, durante le gare olimpiche, ha fatto tornare in voga questa mossa, anche sapendo fosse del tutto illegale da fare, atterrando per di più su una sola gamba. Secondo la storia completa lo avrebbe fatto perché ormai era alla fine della sua carriera e non le interessava tanto competere ma divertirsi e divertire il pubblico, fregandosene altamente dei giudici. Ovviamente ha avuto una bella perdita di punti ma è diventata una vera leggenda che per di più era già stata campionessa 5 volte europea nelle singole. Possono bannare ciò che vogliono ma ci sarà sempre quel coraggioso a fare la differenza. Tempismo. Ogni secondo o millisecondo conta in ogni genere di sport con i pattini, quindi anche in quello sul ghiaccio. Pensate che un punto viene tolto ogni 5 secondi inutili di inattività o che sembra siano stati usati per riprendersi da qualcosa. Ci deve essere sempre movimento con del senso. Esatto, non possono nemmeno respirare in modo sbagliato. Devono calcolare benissimo tutto dall'inizio alla fine. Mamma mia che ansia! Pensate che quando toccate il suolo per sbaglio perdete un punto! Quindi per 5 miseri secondi rischiate di avere una penalità uguale a quella del cadere. Tanto vale appunto andare giù un attimo e schiarirsi la mente. Negli allenamenti spesso si simula proprio questo genere di cose, ma diminuendo il tempo a disposizione della pattinatrice. Così facendo ci si prepara al campo di battaglia vero. Solo 3 rotazioni. Sembra che ruotino praticamente all'infinito queste ragazze molto spesso, o no? Ma chissà che mal di testa. Infatti la federazione ha deciso di diminuire le rotazioni disponibili per concorrente. Possono essercene al massimo 3. Una di queste deve essere una combinazione di tanti tipi, un'altra deve essere eseguita in aria e un'ultima soltanto in un'unica posizione.
Denis Bielman nel 1995 ha inventato la rotazione forse più bella da vedere, ma allo stesso tempo pericolosa perché rischiava di mostrare un po' di parti intime, se il costume non era messo come si deve. Insomma, tutte queste regole e restrizioni sono davvero toste da rispettare, e questo sport è per veri duri, se non l'aveste ancora capito. Niente oggetti. Per concludere, sappiate che non è permesso nemmeno avere qualche tipo di accessorio da gara, come per esempio delle bandiere, o anche solo, che ne so, fiori finti per la performance. Quello è soltanto per gli show sul ghiaccio, che non c'entrano niente di niente con le gare olimpiche. Con questo finiamo, spero il video vi sia piaciuto, mettete un bel mi piace e ricordatevi di iscrivervi se siete nuovi. Noi ci sentiamo alla prossima, gente, stesso posto, stessa voce e orario diversissimo.